Dall'8 ottobre e fino a domenica 10 torna il Torchiara Story Festival, il salotto delle storie che tradizionalmente ripropone personaggi del mondo della cultura, artisti e narratori che si ritrovano a raccontare e a raccontarsi nel cuore del Cilento. Organizzata dalla Fondazione Matteo e Claudina De Stefano, grazie al contributo della Regione Campania, con il patrocinio dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento, la rassegna propone un'offerta culturale ormai riconosciuta a carattere nazionale. Al Palazzo Baronale, in conversazioni sull'arte contemporanea, si sono ritrovati gli artisti che hanno aderito al PAC, Percorsi d'Arte Contemporanea in Cilento, per raccontare la loro esperienza nel progetto in compagnia di Luigi Punzo, amministratore delegato di Tesi Servizi e Tecnologie Innovative, che ha realizzato le opere in metalli pregiati. Il curatore artistico del progetto PAC, Elio Rum, e gli artisti Giorgio Galli, Pier Tancredi del Col, Antonio Perotti, Leonardo Galliano, Giulia Giannola e Stella Tundo. A commentare quanto emerso, sottolineando l'importanza dell'investire in cultura per lo sviluppo dei territori, Rosanna Romano, direttore generale per le politiche culturali e del turismo della Regione Campania. Dottoressa Romano, cosa ha indotto la Regione Campania a sostenere questo progetto sperimentale così interessante e presente sui territori? Beh, noi siamo molto interessati a sperimentazioni di questo tipo che tendono a valorizzare i borghi delle aree interne del nostro territorio, in questo caso il Cilento, con iniziative di arte contemporanea che tendono a mettere in evidenza le vocazioni e a coniugare l'ambiente, il paesaggio e la cultura. La Regione Campania ha un programma di promozione culturale attraverso la legge che il Presidente De Luca ha finanziato anche per il 2021 in maniera anche più consistente degli altri anni, proprio per far fronte agli esiti e il post pandemia e cercare di muovere finalmente con la cultura i nostri territori verso una rinascita. Dottoressa Romano, dunque voi vi attendete anche una ricaduta economica in termini di attrazioni e di presenze turistiche e culturali? Assolutamente sì, il turismo è questo. Il turismo deve fornire percorsi di viaggio, storie, narrazioni dei nostri territori, saper coniugare le caratteristiche culturali, naturali ed enogastronomiche del nostro paese e quindi benissimo questo matrimonio, questo sodalizio tra l'arte contemporanea, la cultura e i borghi della nostra bellissima regione. Quindi se tutto questo si potrà ampliare anche con l'aiuto della regione e dei comuni del nostro territorio, noi siamo ben contenti perché vuol dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Punzo, la Tesi è un'azienda leader nel settore dell'aerospazio. In che modo e per quali ragioni avete deciso di interagire con questi artisti straordinari? Abbiamo deciso di interagire con loro perché in effetti volevamo lasciare qualcosa al territorio. Il Cilento ci ha adottato ed è necessario che noi facciamo qualcosa per questo territorio bellissimo. Quindi abbiamo voluto utilizzare il nostro savoir-faire, la nostra competenza per metterci a loro disposizione per realizzare delle opere d'arte che potranno valorizzare il Cilento interno, quindi fare da corollario a questo bellissimo paese e a questo bellissimo territorio. Quali caratteristiche deve avere l'artista prescelto per il PAC? L'artista prescelto per il PAC innanzitutto deve essere un artista di serie A. Se vogliamo fare un paragone calcistico, io non voglio l'artista Juventus, ma per me va benissimo l'artista di media classifica, però di serie A. Magari non è quello che appare tutte le settimane sui rotocalchi o nei giornali, ma è un artista il cui lavoro, la cui ricerca artistica è seria e che va avanti magari da anni. E quindi la capacità, la sensibilità di creare delle opere che siano valide per il contesto in cui vengono inserite. Dopo la degustazione sul tema arte da mangiare, a cura della pasticceria La Ruota di Perdifumo e dell'azienda vinicola Case Bianche, ha chiuso la serata Gino Rivieccio con l'opera Siamo nati per soffriggere, in dialogo con Alfonso Sarno, giornalista enogastronomico.
Tra il serio e il faceto, una ricetta e un aneddoto, l'attore ci ha accompagnato in un viaggio stuzzicante e divertente nella società contemporanea, alla ricerca di valori ed emozioni che tanti sembrano aver dimenticato o perduto.